Buongiorno, oggi vi presenteremo l'FX 1000 Farfisa. L'FX 1000 è un expander leggero, compatto, un modulo per la riproduzione di file General MIDI e CAR. Eccolo, piccolino, eh? Vediamo quali sono le sue caratteristiche principali. 128 suoni General MIDI, 133 variation, 10 drum kit, 64 di polifonia, 8 riverberi, 8 chorus, uno spazializzatore, un'equalizzazione a 4 bande, due linee di ingresso, MIDI in e MIDI USB e una line out stereo. Le due linee di ingresso, il MIDI in e il MIDI USB, possono essere utilizzate in parallelo, utilizzando quindi 16 più 16 canali MIDI. Ciò che significa che è possibile collegare una tastiera attraverso il MIDI in e un computer, un portatile attraverso il MIDI USB e far suonare entrambi contemporaneamente con i suoni di questo piccolo gioiello. Come sono i suoni dell'FX1000? Grintosi, puliti. Non ci credete? Sentiamo. L'FX 1000 della Farfisa ha al suo interno una sezione suoni vintage legata a strumenti che hanno fatto la storia della musica. Volete suonare con un combo compact? Volete utilizzare Drubass, Leslie? Avete bisogno di un synth? Ebbene, questo piccolo grande expander vi dà la possibilità di fare tutto ciò. Attraverso il programma Farfisa Vintage, scaricabile dal sito della Farfisa www.farfisa.eu, è possibile utilizzare questo modulo in modo vintage. Vediamo come, ma soprattutto sentiamoli questi suoni. Il Farfisa Vintage è un programma creato per rendere facilmente accessibili i suoni e le prestazioni degli strumenti vintage contenuti all'interno dell'Expander FX1000. Per richiamare la funzionalità Compact nel prodotto FX1000 occorre cliccare l'icona Combo Compact. La parte superiore dei comandi, formata da 9 interruttori bianchi e circuito interruttori verdi, controlla i suoni. Se tutti i comandi sono in off, non viene generato alcun suono. L'interruttore più importante è il Multitune Booster. Quando è impostato su ON si attivano i comandi verdi, se è impostato su OFF diventano attivi i comandi bianchi. A causa del fatto che si opera una sintesi additiva, l'operazione di aggiungere o togliere dei suoni causa una variazione di volume oltre che una variazione di spettro. Nel Farfisa Combo Compact sono presenti inoltre due effetti, il vibrato e il riverbero. Per il vibrato ci sono tre interruttori, uno per la velocità, uno per la profondità e un interruttore ON-OFF. Per il riverbero è possibile selezionare la lunghezza attivando o disattivando l'interruttore on/off. Un altro tipo di organi molto popolare negli anni 60 era quello con i drawbars. Il funzionamento è basato sulla somma pesata di varie sinusoidi di diversa frequenza. Cliccando l'icona drawbars si attiva la sezione corrispondente e compare una finestra come in figura. Nella parte di sinistra compaiono 8 drawbars che è possibile muovere con il mouse in modo da regolare il volume delle sinusoidi corrispondenti alle armoniche mostrate sopra. Sotto i drawbars, gli interruttori percussion abilitano o disabilitano l'inserimento di un click all'inizio del suono. Premendo il pulsante Rotator On, il Farfisa FX1000 riproduce l'effetto dato dagli altoparlanti rotanti.
Tale effetto può essere regolato utilizzando i seguenti comandi: depth regola la profondità dell'effetto, feedback regola la retroazione, volume regola il volume dell'effetto, rotator slow e fast regola la velocità di rotazione da veloce a lenta e viceversa. Le velocità di riferimento sono a loro volta regolate dai potenziometri slow e fast. La sezione Synth dell'FX1000 riproduce le prestazioni di un sintetizzatore analogico degli anni 70 con tecnologia digitale. I comandi del sintetizzatore sono divisi in tre parti: Oscillator 1, Oscillator 2 e General Parameters. Il suono generato dai sintetizzatori analogici degli anni 70 era composto da due forme d'onda di diverso tipo. Ciascuna forma d'onda poteva avere la sua ottava, l'accordatura, l'inviluppo e il filtro. Il Farfisa FX1000 è in grado di riprodurre tutte queste funzioni attraverso questi comandi: la scelta della forma d'onda, l'ottava, il semitono, il volume, l'inviluppo d'ampiezza, l'attacco, decay, release, il filtro, scegliendo i parametri di cutoff, di risonanza e del vibrato, l'inviluppo del filtro, sempre con attacco, decay, sustain e release, e la sezione General Parameters, andando a scegliere il riverbero, chorus, portamento ed equalizzazione. In conclusione, se la musica ti chiama, rispondi con FX1000 Farfisa, piccolo grande spander, totalmente made in Italy.